Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova 24 ore. Allora, ragazzi, se vi siete persi il video del calendario dell'avvento dei Gustavox, stoppate un attimo e andate a vedere quel video perché ovviamente, raga, non proveremo tutti i prodotti che sono usciti nel calendario dell'avvento, perché vi posso giurare che ne sono tantissimi. Quindi andate a vedere il video e poi venite qua. Io cercherò di provare tutto, però vi dico già alcune cose che già non, che non, alcune cose che non mi facevano impazzire le ho date già alla mia famiglia. Quindi stoppate e andate a vedere il video. Se ogni tanto sentite la stufetta è perché, raga, qua si congela. Allora, ho fatto il caffè ovviamente con il latte, perché comunque tutti i biscotti ho detto no, un solo caffè no. Vita Battistino, eccolo qua. Assaggiamo perché sono troppo curiosa. Che buono! Si sente proprio il chicco di caffè. Cioè, raga, non è che sentite proprio il sapore di quel caffè pesante, no, molto leggero. E si sente proprio il chicco di caffè. Sembra di mangiare proprio un chicco di caffè, tipo, non lo so, il chicco di caffè sulla coppa del nonno. Ecco, raga, quello è infatti il caffè da agricoltura biologica, fantastico. Era un po' tutto il calendario incentrato sul bio, questi prodotti qua. E ho direi di iniziare con Yoro, le selezioni bio. Anche questi Yoro Saiwa, novità quadri al cioccolato fondente. Quindi vediamo un po'. Ci sono all'interno quattro pacchettini piccolini. Vediamo. Ma sono bellissimi. Io non, sono completamente diversi da quegli altri, raga. Quegli altri avevano più il biscotto con solo la tavoletta centrale, invece questo no. Che assaggiamo? Però sono sempre buoni. Mi sembra di non averli mai visti. Guardate questi video. E che ho. Così abbiamo la possibilità di provare tanti prodotti nuovi. No, sono proprio sfiziosi. Quest'altro qui è biscottificio Orlando Grondona, specialità genovesi, pan dolcino antica Genova. Oddio, ha lo stesso odore dei pangoccioli. È enorme. Ah, c'è l'uetta. No. Buono, ma questa cosa dell'uvetta non mi fa impazzire. Dopo i pinoli, il sapore non l'aprivo proprio. Anche questo caffè è la svolta, mi piace tanto, 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 tanto. Super leggero. Leggo qua sopra anche shop online. No, veramente buono. Adoro. Ok, raga, colazione è andata. E adesso devo fare un po' di cose, quindi ultimamente mi svegliano la mattina sempre con pochissima fame. E noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, una bella pasta al sugo. Proprio buona, qui adoro la semplicità delle cose e poi dopo mi vado ad allenare. Ok, super pranzo andato e noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda che si. Qua con la merenda, allora
L'ho voluta aprire adesso questa birra che ve l'ho fatta vedere prima, proprio perché stasera ho detto, vicino, no, ai legumi vi spoilerò già tutto, non, no, non è che la birra ci sta chissà quanto, e quindi ho detto, vabbè, con questi snack della Pedon, legumi fatti a snack, edamame e semi di girasole con zenzero, mamma mia. E lenticchie al peperoncino, cioè raga, beviamoci su, raga, beviamoci su. Mamma mia, paurissima. Assaggiamo prima le lenticchie al peperoncino, scusatemi la mia faccia fantasmino, ma dopo mi stavo un po', mi scocciavo di truccarmi di nuovo. Comunque prima mi sono completamente dimenticata di farvi vedere l'orario del pranzo, quindi scusatemi, raga. Andiamo su. Non so se li vedete. Proprio delle piccole lenticchie. Guarda, sono proprio buoni. Non so tanto forti. Legumi fatti a snack. Assaggiamo questi qua. Andiamo a farne favo. Ah, lo zenzero non mi piace. Bello croccante. Comunque le lenticchie al peperoncino sono buone. Questi buoni, ma niente di che. Ho bevuto più alcol in questo periodo e ho in tutto l'anno. Noi ci vediamo direttamente stasera con la cena sicuramente, perché dopo devo andare a fare un po' di commissioni, devo andare a fare delle cose, quindi ci vediamo direttamente stasera. Qua raga, io non ho coraggio neanche di farvi la clip, cioè, vi giuro. Vi dico già che ho assaggiato la maionese al pepe rosa, perché comunque bonus, raga, ovviamente il bamboletto non è uscito nel calendario, però raga, non sapevo come provarla e mamma mia, era meglio che non l'avevo. Cioè l'ho assaggiata così perché ho pulito il coltello e marro, raga, mamma mia, sa proprio di pepe, punto. Molto forte. Ovviamente peperosa e questo bel piatto di lenticchie, un po' di proteine. Allora, raga, perché ha visto il video box, ha visto che sono usciti due pacchi di pasta, però raga, sinceramente non mi andava di nuovo la pasta, ho detto no, poi stasera mangeremo altro, altre cose che voglio provare, ho detto va bene così. Mamma mia, come scotti. Buone queste lenticchie. Bene, mentre assaggiamo questo. Mamma mia. Se amate il pepe vi piacerà, però sinceramente non lo trovo un bellissimo abbinamento, questo lo lascio in me come casa, eppure di qua fa freddo, io raffreddati. Ho detto mamma, tu le devi solo riscaldare, hai ragione. Allora, raga, era da un bel po' che non mangiavo le lenticchie. Che facendo vari challenge e cose, veramente, mamma mia, buone. Questo è pure con la pasta. È andata? Momento che vedo a quanto sta un attimo la videocamera per quanto riguarda i minuti eccetera, vado di là, mi munisco di piattino, cucchiaino e facciamo un po' di schifecciuole. Allora raga, eccoci qua con il pre-nanna, sono le 8:15. Allora no, perché dopo raga o mi metto di là o me ne vado a dormire. Voglio assaggiare queste castagne. Ma che odore di castagne!
No, io le amo. Io le amo. Mangiamo. Però volevo provare la crema siccorrido senza lattosio, senza olio di palma, proteine del latte. Crema spalmabile con riso, nocciole e cacao. Questa qua della Scotti. La voglio troppo, troppo, troppo provare. Oddio, sa di nocciola, appunto. Quanto è morbida. Però questa va girata. Iniziamo a fare le nostre schifezzuole. Castagna. Molto leggera come crema. Che bontà, raga. Cioè, raga, mi hai fatto castagne in cioccolato. Questa crema sa di... ma viene un manco cacao. Di tipo qualcosa con liquore. Oh. Comunque buono. Però c'ha un gusto. Sta crema. Vai, va. Vai, va. Lo gusto di caffè. Ma è strano. Buono, però è buono. Molto leggera come crema, però è molto morbida. Buono. Perché molti l'hanno bocciata? Cioè, comunque si sente, lo sapete, un po' di... Si sente che non è una crema alla nocciola classica. No, si sente che c'è comunque riso, cacao. E per chiudere in bellezza, un po' di liquore al pistacchio dolce. Prodotto imbottigliato da Lolli Liquore SRL. Ah, viene un genufotto proprio. Ok. Giusto perché se mi vado a dormire faccio un suono fino a dimani. Invece, se mi metto ad editare il video, lo monto sopra e sotto in corpo. Adoro. È un po' una crema. E vai, va. Se non secondo voi YouTube mi blocca il video. Mamma mia, che buono! Non mi viene in mente. Sa di pistacchio, ma... Oh, c'è quel retrogusto di rum. Ah! Infatti sì. Sembra... La bagna al pistacchio. Ehi, la bagna al pistacchio. Ma che gaff. La bagna del babà. Sembra quello. Che cazzo fa un rum? No, ma comunque è buono, promosso, eh? Ci sta, raga. Bello, mamma mia, bello, bello, bello. Dopo birra, liquore, caffè, cioccolato. Però abbiamo fatto dei passi molto bilanciati, della verità. Ci vediamo domani mattina con una bella tisana. Sto variando, eh? Ok, raga. Ci vediamo domani mattina con l'ultimo passo di questa challenge. Comunque, mi sono divertita troppo. Troppo, troppo, troppo. Quindi, ci vediamo domani mattina. Buongiorno raga, oggi super in ritardo, cioè tipo ieri abbiamo iniziato la challenge alle 8.50, adesso sono le 9.50, quindi dopo un'ora, ma va bene, l'importante è finirla sempre. Avete visto tutto? Ho fatto questa tisana, che è molto molto bella, della Realtea Detox numero 1, è una tisana purificante, tè verde, menta, finocchio, liquirizia e tarassaco con ortica e aloe vera.
Buona. E poi, raga, questi qua sono tipo dei biscotti con sotto il cioccolato della Loacker. Loacker, questo in questo periodo di dicembre, sta spopolando nel mio canale. Loacker Gran Pasticceria, biscotto con cioccolato al latte. Ok, vediamo un po'. Mai visti questi qua. Ah, scusate le mie condizioni. Oddio, che bello! No, vabbè, ma è bellissimo, assaggiamo. Super particolare. Porto sotto e il biscotto sopra. Dopo vado ad aprire il mio calendario dell'avvento perché non ho aperto la casella 7 e 8 di ieri, ovviamente 7 e oggi 8 dopo le vado ad aprire. Io spero che anche questa 24 ore vi sia piaciuta. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato il calendario e cosa ne pensate, se sono usciti comunque gli stessi prodotti al suo interno come a me. Non so, fatemi un po' sapere. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!